Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E con l'intercessione dei nostri santi patroni, San Mauro Abate e San Agnello Abate, Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.
festa di San Mauro Abate. Ci riconosciamo bisognosi ancora di misericordia e chiediamo perdono al Signore per tutte le nostre mancanze e per tutte le nostre infedeltà. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
O Dio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per Te e ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del bene con il Tuo aiuto, maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti, perché grande è la potenza di Dio e dagli umili Egli è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento e quando desidera il saggio. Parola di Dio. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Padre degli orfani e difensore delle vedove, e Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. Pioggia abbondante hai riversato, Dio. La tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo. In quella che è nella tua bontà hai reso sicura per il povero, Dio. Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente e né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, alla adunanza festosa, all'assemblea dei primogeniti, in cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. Parola di Dio. Aleluya, aleluya, aleluya.
Maria, che sono mite e umile di cuore. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. Ricordando non solo il santo, ma le proprie radici, quello che uno era, quello che uno è, quello che uno è.
uno sarà sempre, perché le radici ci accompagnano finché viviamo. E oltre alla festa di gennaio c'è anche quella, se dico bene, giusto dietro, quella di aprile, nella quale un fatto particolare ha posto in essere questa celebrazione. Il tutto attorno a questa persona, San Mauro, discepolo di San Benedetto, che ha vissuto la sua vita in tempi nei quali un impero stava crollando, stava arrivando alla fine, e tutto quello che sembrava potente, intramontabile, arrivava a conclusione. Noi studiamo nella storia questo periodo. Lui lo ha vissuto insieme a tanta altra gente, però ha posto la sua fiducia non nelle cose terrene, nelle armi, nel possibile tesoro da portare con sé in giro per salvarsi la vita. Ha posto la sua fiducia sull'insegnamento di San Benedetto in Cristo. La regola dei Benedettini recita all'inizio, proprio all'apertura: ascolto figlio i precetti del Maestro. E poi c'è tutta la regola di San Benedetto. E San Mauro è stato uno dei discepoli più attenti, dei primi, che ha posto la sua vita a servizio del cammino che San Benedetto andava descrivendo, ma ponendo la sua esistenza in Cristo, diventando per noi oggi il patrono di questa comunità, ma mettendo innanzitutto e prima di tutto, per diventare questo, la sua fiducia in Dio. E noi siamo qui a celebrare questa Eucaristia in sua devozione. Un altro fatto che mi è stato raccontato in questi anni, in presenza di a Palinuro, da una persona che ricorda essere stata presente all'avvenimento, è quello della diga, della galleria, che diceva che qualcuno l'aveva invitato ad uscire e poi la diga è crollata. Me lo ricordavano mentre chiedevo queste informazioni su questa festa, ma l'avevo già sentita. E questo fa notare come la grazia di Dio, attraverso i santi, attraverso anche la sua presenza, è talmente contemporanea alla nostra vita da poter essere in quel momento nel quale nessuno si aspettava, nessuno pensava, la via di salvezza della vita terrena di molte persone. È contemporanea questa presenza di Dio a ogni nostra esigenza, ancora prima che a volte la pensiamo, anzi molto spesso senza che ce ne accorgiamo. Però noi siamo nel tempo, viviamo questa nostra realtà. Siamo qui per la devozione di San Mauro, però la nostra vita poi continua, riprenderà le strade, perché ritornerà al proprio lavoro, alla propria responsabilità, nei luoghi nei quali uno vive quotidianamente il resto dell'anno. Ma portando con sé questo dono, questa presenza, questa amicizia, non c'è mai da dubitare sulla sua contemporaneità, sul nostro vivere. Sarà sempre presente anche se magari i nostri pensieri sono distanti, sarà sempre presente anche se i nostri pensieri sono impregnati dalle cose di tutti i giorni, sarà sempre presente quando lo invochiamo e chiediamo il suo sostegno, il suo patrocinio. Sarà sempre presente. E nei tempi di oggi, con tante presenze che confondono la nostra vita, ricordarsi di queste persone, ricordarsi di questi santi può aiutarci a capirci qualcosa del nostro vivere. Sentiamo le notizie che vengono dal mondo, sentiamo quello che succede in Medio Oriente, quello che succede in tante altre parti del pianeta. E tutto questo messo nell'unica testa che è la nostra, a volte ci fa confondere, ci fa mettere delle idee, dei pensieri, delle conclusioni che non sono quelle reali che noi pensiamo, ma sono la conclusione di quello che il mondo vuol fare, pensare a noi e vuol mettere nella nostra testa. E avere queste persone, questi santi, che sono garanzie di un cammino perché per prima l'hanno fatto loro, ci può aiutare a mettere anche il nostro cammino sulla stessa scuola di San Benedetto. Ascolta, figlio, i precetti del Maestro.
ma non per lasciarlo scritto sul libro della regola che San Mauro ha in mano, ma per scrivere al nostro cuore quando serve aprire questo libro e far sì che il nostro pensiero, la nostra fede possa aprire questo cammino, perché Lui è presente, è sempre vicino, è la nostra vita che a volte si allontana, si separa da Lui, si nasconde dalla Sua presenza. E noi siamo qui anche in questo santuario del miracolo eucaristico. Qui a San Mauro avete tante cose che ricordano una presenza particolare di Dio. Ma la grande presenza particolare di Dio oggi, soprattutto oggi, non è qui in questa chiesa. Qua uno può trarre giovamento, può trarre indicazione, può trarre patrocinio, ma è nella nostra vita che tutto questo deve vivere. Siamo noi che dobbiamo diventare i discepoli di San Mauro nella vita che facciamo, nei giorni che viviamo. Siamo noi che dobbiamo diventare quell'Eucaristia che non ha bisogno di un miracolo eucaristico che si perpetua nel tempo mantenendo inalterate le caratteristiche delle ostie, ma siamo noi che dobbiamo mantenere la nostra inalterata la nostra vita cristiana nonostante i tempi nei quali viviamo. Perché se siamo qui per dare qualcosa a San Mauro, non ci dimentichiamo la cosa più importante, che è quella di prendere qualcosa da San Mauro, di fare qualcosa che a lui nostra, di portarla con noi per far sì di essere noi, nei luoghi nei quali viviamo, i discepoli di questo Maestro che con la sua vita, con tempi non più semplici dei nostri, ma comunque ha manifestato la presenza di Dio nei luoghi nei quali è passato e vissuto e li ha rappresentati anche qua, nella vostra esperienza di comunità cristiana, nelle vostre devozioni, nei patrocini che lui ha potuto assistere. È quel dono più grande, quello appunto di essere capaci di fare questo. E la parabola di Gesù ci ricorda che i posti che lui sta guardando, in fondo sono posti umani, sono cose che ci pongono nella situazione di arrivare prima degli altri, di poter avere il posto migliore per essere più vicino a chi è la persona importante. Ecco, facendo questo, nella nostra vita con la nostra vita, non dimentichiamo che il nostro posto più importante non è vicino alle persone umane che adesso hanno il potere e la responsabilità di avere la guida di popoli e nazioni, ma è quello di avere il posto più vicino al cuore di Dio. San Mauro ha fatto questo, tutti i santi hanno fatto questo, e qui avete anche il dono dell'Eucaristia che vi rappresenta nel segno del pane la presenza reale di Cristo in mezzo. Con la parola della prima lettura si può aiutare. Compi, figlio, le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Ecco, noi viviamo adesso questa nostra realtà di festa, però tornando alle vostre case dopo la processione, fate sì che questo esempio, questo patrocinio vi accompagni sempre, facendosi di diventare voi stessi i discepoli di San Mauro, sulla scuola di San Benedetto, ma nell'unico Maestro che è Cristo, che ha guidato tutta la vita di queste persone e di tutti i santi. Ecco, il Signore possa aiutare questa comunità innanzitutto che celebra questa festa votiva, coloro che sono fuori dal paese, che forse tra qualche giorno ritorneranno nelle loro case, per coloro che per devozione sono qua, so che sono da molte, qui sono venuti da molte parti, ecco, tornando nel vostro mondo, nelle vostre responsabilità, siate coloro che non dimenticano le cose che San Mauro ha fatto e ha detto, ma di portare con voi questa immagine, ma di stamparvela insieme nel cuore, insieme alle prime parole della regola di San Benedetto. Ascolta, figlio, i precetti del Maestro. E che il Signore possa benedire tutti voi, le vostre famiglie, i malati, anche le popolazioni colpite dal terremoto che in questi giorni stanno soffrendo, perché questa vicinanza dei loro santi patroni, di San Mauro, il nostro patrono, possa guidare questa loro vita ad avere sempre una luce accesa nella speranza, non nelle forze umane, anche nelle forze umane, ma soprattutto la speranza in Dio. San Mauro è San Mauro per questo, e che la nostra vita cristiana possa essere sul suo esempio, segno, espressione, concretezza nel mondo nel quale viviamo di questa fiducia.
il Signore possa aiutare tutti noi a vivere così, facendo della nostra vita un'espressione di santità.
Per tutto questo noi ti preghiamo. Padre onnipotente ed eterno e giusto, accogli la preghiera di questa comunità che ti cerca con cuore sincero e rinnova su di noi e sul mondo intero il dono dello Spirito Santo. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, Padre,
che dalle tenebre sia chiamato lo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti l'inno della tua lode. Di noi tutti abbi misericordia,
donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, che è Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Mauro Abate, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Ricordati dei nostri fratelli e della nostra sorella Raffaele, Vincenzo, Concetta, che hai chiamati a te da questa vita e come per il battesimo l'hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendili partecipe della sua risurrezione. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri nel turbamento, e l'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, vedete i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tutti vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Thank you.
benvenuti gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Thank you.
prima della benedizione solenne, allora voglio ringraziare il Signore per questa giornata che ci ha dato. E poi voglio ringraziare il predicatore oggi, Don Claudio Zanini, che ci ha dato la sua parola ad illuminarci oggi. E poi i concelebranti, Don Giuseppe, Don Filippo, che conosco da quando era bel giovanotto, e poi il nostro diacono Don Ennio, che insieme con il gruppo dei pellegrini e la confraternita di San Agnello di Rodio. E voglio ringraziare i pellegrini che vengono da Scea, Sciotta, Rodio, e anche i miei altri parrocchiani che vengono da San Mauro dei Fontani e di San Nicola di Castelli di San Nazario e i miei parrocchiani qua a San Mauro la Bruca. E poi per tutti San Nicola di Centola e altri che non so da dove vengono, tutte le persone che i devoti di San Mauro. E per tutti cristiani che credono sempre nella santità del nostro Signore che ci dona ogni giorno. Per gli amici, collaboratori, con la confraternita di Santa Eufemia, il coro di San Marco di Futani, con la maestra di Magistri Rosa Maria, e per tutti quanti che sono venuti a pregare, a chiedere un'intercessione, a parlare con i nostri santi, ad aprire il cuore, a chiedere e dire sempre: Signore, perdonami, aiutami oggi. Con l'intercessione dei santi e degli angeli voglio ringraziare tutti quanti, senza di perdere qualcuno, che voi siete tutti figli di Dio. E di nuovo buona festa a tutti quanti, buona domenica. O Signore che ci hai nutrito la tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. E un ultimo saluto, continuo quello che diceva Don Carlos, per coloro che attraverso la registrazione godranno di questo momento che noi abbiamo vissuto in diretta. Molto spesso le persone non riescono ad essere qui, come dicevo anche nell'omelia, ma sono qui col cuore. Ecco, attraverso i mezzi moderni possiamo anche far vedere la celebrazione in differita, ma lo stesso saluto e la stessa benedizione che vada anche a tutti coloro che nel corso del tempo vedranno questa cassetta sentendosi partecipi di questa celebrazione. Quindi un saluto anche a tutti voi che vedrete queste immagini. Noi siamo qui con il cuore e voi, dovunque siate, attraverso queste immagini sarete insieme con noi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci hai uniti per celebrare oggi la festa votiva di San Mauro Abate, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Mauro la forza innovatrice della Pasqua, vi rende autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Mauro ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capace di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Thank you.
perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Tutte le altre, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria, Madre di Dio, anche te le San Mauro, allora dopo si viene allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Lo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Con l'intercessione dei nostri santi patroni, San Mauro, Abate, il Signore vi benedica di onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Concetta. Thank you.
Regina di tutti i santi, prega per noi. Con l'intercessione dei nostri santi patroni, con San Mauro Abate, e il Signore vi benedica l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Thank you.